Rocco Hunt con i Bunda Bash. Questa è fantastica, è lei che apre il nostro appuntamento di oggi per quel che riguarda la seconda ora, ovviamente su Radio Fantastica, manco a dirlo. Abbiamo chiuso il primo capitolo di oggi, abbiamo parlato di anziani, di lettura, di quanto possa essere importante. Ci occupiamo sempre di un tema che ha a che fare con la salute nel corso dei successivi 60 minuti. Parliamo di malattie sessualmente trasmissibili. È un tema molto importante che ha visto accendersi i riflettori quando qualcuno se ne stava quasi dimenticando, perché i numeri sono impietosi. Sono più di 20 gli agenti patogeni tra batteri, virus, funghi e parassiti che possono rendere meno piacevole l'attività sessuale, rendendo ogni rapporto non protetto un rischio per la salute a breve e lungo termine. Eppure le malattie sessualmente trasmissibili sono sempre più diffuse, con il riemergere di patologie che sembravano scomparse. In primis la sifilide, che in Italia è cresciuta di quasi il 400% dal 2000, ma anche la gonorrea, che ha visto quasi raddoppiare i casi in Europa tra il 2008 e il 2013. Si stima che 1,5 milioni di persone ogni giorno si ammali per una malattia sessualmente trasmissibile, e quindi forse è il caso di parlarne e soprattutto di capire come evitare che si venga contagiati. Lo facciamo con i nostri ospiti. Il primo di questi è il dottor Antonino Rapisarda, che è direttore dell'ASP di Catania. Benvenuto dottor Rapisarda, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, grazie. È un tema sul quale bisognerebbe parlare un po' di più forse, perché se ne parla troppo poco rispetto a questi numeri impietosi che abbiamo raccontato. Eppure i mezzi a disposizione per poterci proteggere li abbiamo. E il problema forse è l'andare casa per casa quasi a spiegare perché queste malattie sessualmente trasmissibili poi possono danneggiarci anche seriamente. Ma guardi, probabilmente la verità è una verità che non abbiamo il coraggio di dirci. La verità è che si parla troppo poco di educazione sessuale. Si fanno tanti programmi, poi alla fine non ne parliamo nessuno. Ai ragazzi bisognerebbe spiegare che vivere la propria libertà, la propria sessualità, il proprio tempo, in uno con il cambiamento dei costumi, dovrebbe andare di pari passo con l'attenzione per la propria salute, perché sennò voglio dire, i ragazzi vivono con terrore per l'attività sessuale, cioè non vengono informati come dovrebbero. Purtroppo c'è un aumento, diceva bene lei, c'è un aumento esponenziale di tutte le malattie sessualmente trasmesse, che ovviamente è legato alla liberalizzazione dei costumi, e chiaramente in uno con la liberalizzazione dovrebbero camminare di pari passo tutte le informazioni che bisogna fornire ai giovani perché possono tutelarsi la propria salute, perché possono pagarne un peso estremamente pesante. Dottore, forse sono irriverente, ma dal punto di vista pratico quali sono le iniziative che mette in campo l'ASP, i mezzi che ha a disposizione per lei che ne è direttore? Ma noi abbiamo intanto tanti consultori sul territorio, che alcuni dei quali erano fermi, stiamo cercando, fermi non solo per il coronavirus, fermi per carenza di personale. Abbiamo già fatto un concorso per ginecologi, stiamo avviando le procedure selettive per il concorso per le ostetriche, abbiamo previsto un cambio epocale nella dotazione organica dei consultori, perché abbiamo finalmente previsto per i consultori la figura obbligatoria dell'ostetrica, che è il punto nodale per informare i giovani non solo sulle malattie sessualmente trasmesse, ma anche per prepararli alla procreazione in maniera scientifica e equilibrata. Al di là di questo abbiamo una quantità di ambulatori, c'è un'unità operativa che si occupa di screening, mandiamo a tutte le donne in età fertile una letterina con la quale le invitiamo a fare il Pap test. Ricordo che il test di Papa Nicolao è quello che permetterebbe di eliminare il cancro, che era quello più diffuso nella donna, che è il cancro del collo dell'utero, che è dovuto al virus del papilloma umano, ormai questo è certificato. Allora, chiaramente però in uno con questo ci vuole la disponibilità delle persone a fare i controlli che è obbligatorio fare, perché sennò non si arriva a quello che è il risultato più importante, cioè la prevenzione. Ma a sua opinione personale il problema dove sta? Sta nelle famiglie, dove si parla sempre meno, nelle scuole, soprattutto quelle del primo impatto dei ragazzi, le scuole elementari? Ma le scuole, devo dirle, la mia opinione personale è che bisognerebbe parlarne in maniera importante
già alle scuole medie, perché le elementari parliamo ancora di bambini impuberi, quindi non so se è il momento giusto per fargli affrontare un tema così delicato, ma nel momento della pubertà è il momento in cui cominciano a crescere gli ormoni, cominciano a venire certi stimoli assolutamente fisiologici alla riproduzione, perché non ci scordiamo in fin dei conti che è lo stimolo alla riproduzione che ci fa attrarre verso i rapporti sessuali. Quindi forse il momento migliore sarebbe quello delle scuole medie. Il problema credo che ci siano una serie di piccoli ostacoli che non aiutano il professore a fare l'educazione sessuale, perché magari ci può essere dei genitori che non si dichiarano d'accordo, e già questo crea qualche problema. Quindi bisognerebbe formalizzare. Noi da parte nostra siamo assolutamente disponibili a mandare personale formato per dare tutte le informazioni che bisogna dare a questi ragazzi. Ricordiamoci che nel momento in cui una ragazza, le ragazze più dei ragazzi, dovesse contrarre il virus del papilloma umano, non è detto che faccia il cancro, anzi non è detto che faccia il cancro, perché nella maggior parte dei casi il virus del papilloma umano guarisce da solo, non so, debole. Però per capire quali sono i casi in cui non guarisce bisogna fare uno screening a tutti. E allora queste ragazze entrano in un circuito che li fa allontanare molto dalla loro sessualità, nel senso che cominciano a vedere il loro organo sessuale come il nemico, perché le obbliga a fare continuamente pap test, colposcopie, poi magari ottengono informazioni sbagliate. Non ci scordiamo che noi viviamo nell'epoca del dottor Google, che non sempre dà le informazioni corrette, nel senso che bisogna sapere selezionare quali sono i siti dai quali scientifici, dai quali acquisire informazioni. Dottor Rapisarda, non è il suo compito, ma le faccio fare per un istante soltanto il promotore e il divulgatore. Obbligatorietà del preservativo nel momento in cui si vuole vivere la propria sessualità libera, si conosce una ragazza, si è giovani, si ha 20 anni, non si ha voglia di mettere su famiglia e soprattutto non si ha voglia di ammalarsi, o ci sono altre tecniche? Ma lei ha detto bene, non c'è dubbio che l'unico sistema in questo momento che può allontanare la trasmissione delle malattie sessuali, non c'è dubbio che è il profilattico. L'utilizzo del profilattico non è solo un segno di rispetto per se stessi, è un segno di rispetto per il nostro partner. Quindi chiunque conosce una persona nuova leggerà quanto la può rispettare dal fatto che pensi di utilizzare il profilattico. È l'unico modo, è un modo semplice, banale, che serve, al di là che del fatto che serve ovviamente anche per evitare delle gravidanze indesiderate, non c'è dubbio, è un ottimo sistema, ha un indice di PIR estremamente elevato, è l'indice che dà la certezza della sicurezza contraccettiva se utilizzato bene, ma non c'è dubbio che è una barriera quasi sicura per evitare la trasmissione di malattie terribili. Lei ha detto poco fa una grande verità. Noi parliamo, abbiamo parlato per tanto tempo di AIDS, poi col coronavirus ce lo siamo scordato, ma in ogni caso ogni giorno si ammalano di AIDS in Italia 10 persone, che fa 300 persone al mese e 3600 persone all'anno, quindi non è un numero da buttare. Lei ha detto benissimo per la sifilide, che è pressoché sconosciuta, nessuno ne parla più, molti la considerano scomparsa. Non è vero, è diffusissima, come diffusissima la gonorrea, spesso sottovalutata, a volte anche pausi sintomatiche, perché noi prendiamo antibiotici per qualunque cosa, questo può fare cronicizzare i processi, quindi certamente sollecitiamo tutti all'utilizzo del profilattico, ricordiamoci che è un atto di rispetto per il nostro partner. Grazie ancora, è stato chiarissimo, grazie per il tempo che ci ha dedicato e naturalmente per la sua missione. Grazie ancora, grazie, buona giornata, buon lavoro. Magazine.